So, hello, dear friends. I'm very glad that you are interested in such a life, in such state of being. I think this way of being, this way of living, is the way how we connect with the source of life. Quindi la vita senza cibo è un modo di connetterci, un modo di collegarci con la fonte della vita. I shall not speak in English because I shall go in half trance and I shall speak in my language, Slavic language, Slovene language. Non parlerò in inglese perché entrerò nello stato di semi-trance e quindi parlerò nella mia lingua materna, cioè nello sloveno. Because in this half trance I cannot speak foreign languages because my mind stopped. Nello stato di semi-trance non posso parlare lingue straniere perché la mia mente si ferma. I don't know what will come to me. Non so che cosa mi verrà dato. In the connection with the source, everything will happen spontaneously. Quando sono connessa con la fonte, tutto quanto succede spontaneamente. Okay, so and a minute, Corabi. Mi serve un minuto. Prosim vse prisotne, če pošljejo v eter svoje vprašanja oziroma tisto, kar jih zanima. Začutila bom telepatsko, bom začutila, kaj želijo in o tem bom govorila. Chiedo a tutti i presenti di mandare all'Ether tutte le loro domande e nel modo telepatico sentirò quali siano le loro richieste, quali siano i loro desideri. She will just By telepathy, she will hear the questions and she'll make the answers in her half trance state. No, naj na začetku povem, da se je vse dogajalo spontano. All'inizio vorrei dire che tutto quanto è successo in modo spontaneo. I should tell at the beginning that it all started spontaneously. Pravzaprav niti nisem vedela, v kaj se spuščam. Začelo se je dogajati že mnogo prej, predno sem prišla trajno na življenje brez hrane. A dire il vero, non sapevo che cosa sarebbe successo. Tutto quanto era nato ancora prima che io cominciassi a vivere senza cibo. I actually didn't know what I was going into even at the beginning of it. Pravzaprav je celo življenje so se vzpostavljali pogoji za življenje brez hrane. A dire il vero, per tutta la vita si sono instaurate le condizioni per poter vivere senza cibo. No, vse to smo posneli v kratkem filmu, ki bo verjetno kasneje objavljen. Ne bom izgubljala veliko časa s tem, zato da lahko povem pomembnejše stvari. Tudi Okay, tako. it was my whole life. I was actually preparing. There were conditions in my life that were preparing me to this state of living on prana, actually. We also made a short movie and we hope it will be soon online on the website of the festival so you can connect. Okay, that's it. Že od rojstva naprej so se dogajale v bistvu telepatske, razvijene telepatske sposobnosti, ko sva se z očetom igrala igrico uganjanja misli. Già dalla nascita in poi si sono instaurate queste mie possibilità telepatiche quando con mio padre giocavamo un gioco denominato Indovina i miei pensieri. Since little girl, I was, since actually a child, I was having these telepathic abilities, and I was playing games with my father, games like
guess the word. Imam tudi sestro dvojčico, s katero sta bili telepatsko zelo povezani in smo prav tako vadili telepatsko povezovanje na fizičnem svetu, pa tudi s samostranstvom. Ho una sorella gemella con la quale praticavamo una connessione telepatica qui nel mondo reale, nel mondo materiale e con il mondo al di là. I have a twin sister which with her I was really connected and we were playing connecting in a material and unmaterial spiritual world actually. Zelo intenzivno duhovno življenje je začelo v letu 1980, in sicer v nosečnosti. La mia vita spirituale è cominciata a evolversi nel 1980 durante la gravidanza. Takrat sem začutila, kako energije... Sorry, my spiritual, actually spiritual path started after 1980 when I was pregnant. Takrat sem čutila, kako pravzaprav, da obstaja nek energijski svet, ker so se energije sprehajale po meni in se širile v kozmos in prihajale iz kozmosa. Allora ho sentito che esisteva un mondo spirituale, sentivo le energie entrare nel mio corpo e le energie intorno a me che si espandevano nel cosmo. Od desetega leta... At that time I felt that energies actually existed, that it I started to feel them like going through my body. In od desetega leta dalje sem zaznavala v bistvu to širjenje in povezovanje z kozmosom. Da quando avevo 10 anni ho cominciato a sentire questo collegamento con il cosmo e con l'espansione nel cosmo. And since I was 10 years old I could connect with energetically with the cosmos. To se še zlasti dogajalo v morju ali visoko v gorah. Questo si verificava soprattutto quando mi trovavo in montagne o al mare. And this actually was happening more intense when I was by the sea or high in the mountains. Pri 22-ih sem ustanovila ansambl in zvok naše tradicije, duhovne tradicije, slovenske tradicije je širil našo zavest. All'età di 22 anni ho fondato un gruppo musicale e il suono del nostro gruppo diffondeva questo nostro spirito slavo. When I was later I had an ensemble with it's called Vedun with the music can you repeat please? Pri 22-ih, ne later, pri 22-ih sem ustanovila ansambl, ki smo slovensko ljudsko izročilo, staro tradicijo, duhovno in glasbeno sem oživljala z ansamblom in takrat so se širile naše meje. Okay, when she was 22, she actually had this ensemble and it's actually Slovenian musical tradition. And at that time also the borders started to expand. In skoraj da v vsakem letu se je dogajalo nekaj posebnega. Še posebej pomembna leto je bilo leto 94, ko sem prvi spontano padla v življenje brez hrane. Ogni anno si è verificato qualcosa di speciale. E l'anno speciale è stato proprio l'anno 1994, quando ho sperimentato per la prima volta il modo di vivere senza cibo. So then every year something special was happening, especially in 1994, when I first felt into the state to live without food, actually. 16 dni nisem mogla ne jesti ne piti. Per 16 giorni non ho potuto né mangiare né bere. For 16 days I couldn't nor eat nor drink.
Pa sem si mislila, vendar človek mora jesti, in sem začela spet jesti in piti, prav trudila sem se. Vendar je veliko hrane, ki se mi je jedla poprej, letelo ven. Ho pensato, l'uomo deve mangiare per vivere e quindi di nuovo ho cominciato a mangiare, però ho vomitato molte volte. Allora, se pretendo But dogale so zelo. I was thinking then that I actually have to eat, so I started eating and drinking again, although most of the food I was eating before this happened actually felt out of me. Moram povedati, da za to, kar se je dogajalo kasneje, je bilo zelo pomembno izkustvo iz leta 1993, ko je moj partner padel s konja. Devo dire che per poter capire quello che è successo dopo, che nell'anno 1993 il mio partner è caduto dal cavallo. I also have to mention this event in 1993 when my partner fell off the horse. Jahali smo in štirje konje so tekmovali med seboj. Cavalcavamo e c'erano quattro cavalli a gareggiare tra di loro. Na kar se We je were partner. riding and we were actually four horses were competing. Na kar se je v najhujšem drncu se je konj ustavil. Ad un tratto, mentre correva molto velocemente, il cavallo del mio partner si è fermato. When the horse was really running, gallop, it suddenly stopped. The horse stopped. Seveda, partner je letel čez konja v glavo in padel na kamen na tleh. Il partner è volato sopra la testa del cavallo ed è caduto per terra. And my partner fell on the floor and he hit a stone with his head. Jaz sem jahala na mlajšemu konju, ki je vedno napravil isto kot najstarejši konj. Torej sem tudi jaz letela čez konja v glavo. Io ero su un cavallo più giovane che imitava sempre il cavallo più anziano e quindi anche questo cavallo si è fermato e anche io sono caduta. I was riding on the younger horse, and of course, younger horse always follows the older horse, so it happened same to me. Toda v tem trenutku, ko sem letela čez konja v glavo, 2, 3 sekunde, se je dogajal čudež. Mentre stavo volando, si è verificato un vero e proprio miracolo. But when I was flying over the horse's head, something amazing started to happen. V teh 3 sekundah sem videla ves svoj življenje nazaj in vse, kar se bo dogajalo, kar se pravkar dogaja in kar se še bo. In quei 3 secondi ho visto tutta la mia vita, quella precedente, quella che era in corso e quello che mi sarebbe successo nel futuro. In those 2 seconds, I saw whole of my life, what was before and what was about to happen in the future. Videla sem svetlobo, ki je tekla nekje iz neba, naravnost čez mojo glavo, čez roke, v partnerjevo telo. Ho visto un raggio di luce che correva dal cielo, tramite il mio corpo, tramite le mie mani, nel corpo del mio partner. I saw a light flow from the sky above, through my head, through my hands, and directly to my partner's body. Položila sem mu roke na hrbet, natanko sem vedela, kje je poškodba. Položila sem mu roke na hrbet, zvijal se je na tleh od bolečine. Ho messo le mie mani sul suo dorso, sapevo esattamente dove gli faceva male, e quindi lui si contorceva sul suolo perché gli faceva veramente il male, gli faceva male. He was lying on the floor and he was really in pain, but I knew exactly where to put his hands, my hands on his back. Čez nekaj minut je ostal brez bolečine in odjahali smo domov. Alcuni
Istanti dopo si è alzato senza dolori e siamo tornati a casa. In few seconds he could stand without any pain and we were riding back home. Čutila sem nekaj posebnega, dolgo nisem vedela, kaj se dogaja. Šele kasneje sem dojela, da se je dogodila spontana kozmična iniziacija. Non sapevo esattamente di che cosa si trattasse. Più tardi mi sono resa conto che si era verificata una iniziazione cosmica spontanea. I couldn't understand at that time what actually happened, but I know now that a spontaneous cosmic initiation happened. Solze so mi tekle po licih uganjenosti in konj me je posvečeno nesel domov brez vajeti. Sentivo le lacrime correre sul mio viso e il cavallo mi portava a casa. I was really touched and I had tears in my eyes and the horse was taking me home without even controlling him. Takrat sem postala spontano, ne po svoji volji, po višji volji, postala zdravilka. In quel momento sono diventata una guaritrice, però senza volerlo. At that moment I became a healer. It was not my intention, it was intention of the cosmos. Somehow. E ko dobite nek dar z neba, ga ne morete vrniti. Poti nazaj ni. E quando uno riceve un dono dal cielo, non può tornare, non c'è una via per poter tornare indietro. And when you get a gift, you cannot give it back. You have to use it. You have to help. Veliko raznovrstnih izkušenj je še bilo, ampak imamo premalo časa, da bi delilo se to z vami, čeprav bi želela morda kakšen čas. Ho maturato anche molte altre esperienze, però purtroppo adesso non ho il tempo per parlarne. I have lots of similar and experiences, but unfortunately we don't have time to share them all. 17 let praktično nisem kaj dosti javno govorila o tem, ker sem želela najprej izkusiti na svoji koži, pa tudi preučevala sem, ker sem tako znanstvenik kot umetnik kot duhovni učitelj, sem preučevala tudi z mojimi tečajniki. Non ne ho voluto parlare per 17 anni, però per tutto questo tempo ho sperimentato, ho provato varie possibilità con i miei corsisti, dato che sono anche una guaritrice, ricercatrice, musicista. For this last 17 years since living on Prana, I actually didn't want to go public about it because I wanted to experience it first myself, then students at my school and my ensemble. In danes več ali manj vodim že od leta 2011, vodim ljudi na tako imenovani suhi post. Dall'anno 2011 guido la gente, le persone, durante il processo del cosiddetto digiuno secco. So since 2011 I'm taking people to dry fast. To je 10-dnevni proces, v katerem ljudje 4 do 5 dni ne jedo, ne pijejo tekočine in smo v popolni tišini. È un processo che dura 10 giorni e per 4 o 5 giorni le persone non bevono, non mangiano e stanno in un silenzio totale. This is the process of 10 days where five of days people don't eat, don't drink and we are in complete silence. Tudi v Sloveniji je šlo nekaj ljudi na
ta tako imenovano življenje brez običajne trde hrane, na življenje s kozmično hrano, ampak niso zdržali več kot nekaj mesecev. Zakaj, bi vam rada povedala? Anche in Slovenia ci sono state delle persone che hanno cominciato a vivere senza mangiare, però ci hanno resistito soltanto per poco tempo. E adesso vorrei spiegarvi il perché. Also in Slovenia there were a few people, some people that actually decided to live without food, just on this cosmic energy, cosmic food, but they couldn't make it after a few months, and I will tell you why. Dejansko mislim, da ko je človek pripravljen, se to začne dogajati bolj ali manj spontano, da ta način življenja pritegne in se zgodi, ko se mora. Credo che questo debba succedere spontaneamente quando l'uomo è preparato, quando è pronto ad affrontare questa vita, tutto quanto succede spontaneamente. I think this should happen spontaneously. When a person is actually ready. Kaj ste povedali? Se ni povedal nič. Oprosti, gre za to, da spontano, če se dogajajo stvari, vzpostavljajo pogoj spontano, potem boš zdržal. Boš zdržal in boš trajno lahko zaživel na hrani. Prosim, še to povej. Actually, it should happen spontaneously, but before that, we should make conditions to happen. Okay, gremo naprej. Andiamo avanti. Andiamo avanti. V glavnem, seveda, ko smo blizu te vibracije, ki je potrebna, da se ta pogoj vzpostavi, tej vibraciji, ko smo blizu, da se ta pogoj spostavi, potem nas začne to zanimati. Quando siamo vicini alla vibrazione che ci consente di cominciare a vivere in questo modo di vivere infatti comincia ad interessarci. When we are... Oh, sorry. When we are close to this vibration, translate. I'll just try. When we are close to this vibration, which brings us, which gives us this possibility, this simply happens in a spontaneous way. Seveda, z nekimi tečajmi, predpripravami, ko smo blizu, lahko pomagamo sami sebi. Possiamo aiutarci. Quando siamo già vicini, però anche con vari corsi. Rada mi povi... With some courses we can make actually the conditions for this to happen. Vidim, gle, jaz delujem avtomatsko na vse, ki ste tam, Vesna, mogoče najboljš, da ni ves prevaja, ker je že navajena tega potra. Ok, hvala, Vesna. Ja, tako, vse boš. Ok, she will translate also in English, because she knows how to be in half trance too. Well, I'll try, ok? Quindi mi chiedo, ci sono molti italiani qui? Vi prego semplicemente di alzare le mani, quelli che siete italiani. Non c'è nessun italiano? Due italiani? Si può parlare soltanto in inglese? Quindi, ok, parlerò in italiano e in inglese. Ok, please. Yeah. Okay. Skratka, povedala bi mi rada še eno stvar, ki se je morala zgoditi, zaradi tega, ker naši predniki so izvajali to vrstne procese že pred tisočletji pred našim štetjem. Devo dirvi un'altra cosa che semplicemente doveva succedere, dato che i nostri antenati svolgevano questi processi già mille anni fa. I would like to say a few more things.
because this had happened before. Our ancestors simply participated in these procedures thousands of years ago. Before Christ. Before Christ. Before Christ. Yes. And in some tradition, happen. Yeah, in alcune tradizioni questo succede ancora. Eden najpomembnejših procesov se dogaja v Južni Ameriki tudi poleg tega, da ljudje niso jedli, niso pili, tudi niso, so bili popolni temi. Uno dei processi più importanti si svolgeva anche nell'America del Sud. La gente non mangiava, non beveva e stava in un buio completo. One of the most important processes took place in South America. People didn't drink, didn't eat, and they stood completely in a complete darkness. Še danes to prakticirajo, sicer ne v temi, ampak pri tako imenovanem sončnem plesu, severnoameriški indijanci, a potem prakticirajo to aborigini v Tibetu, tudi stari Slovani, v stari Grčiji, v stari Egiptu. Questo viene praticato ancora oggi, soprattutto per esempio nell'America del Nord, tra gli indiani, durante il loro processo della danza del sole, poi si verifica nell'America del Sud, tra gli aborigini in Egitto, in Tibet. So this in Slavic tradition also. E nelle tradizioni slave anche. So this process takes place also in North America, for example, when there is the so-called dance of the sun, and in South America, in Australia, among native people, in Tibet, and also in Slavic countries. Moram reči, da trajno naprano sem šla avgusta leta 2000. Ho cominciato a vivere dal prana nel mese di agosto 2000. I started to live as a breatharian in August, trajno. Permanently in August 2000. In takoj zatem sem se znašla v Himalaji, kjer se je odprl nek nov svet za Tibetanci. Subito dopo mi sono trovata nell'Himalaya tra gli abitanti del Tibet, in cui si è aperto un mondo completamente nuovo. Soon after, I found myself in Himalayas among the natives of Tibet, where a completely new world was opened for me. Not because of Tibet, because of my state of consciousness. Non a causa del Tibet, ma a causa del mio stato di coscienza. Ko sem se vrnila domov, sem padla v trans za 14 dni. Dopo essere tornato a casa, sono caduta nello stato di trans per 14 giorni. Once I came home, I simply fell into the state of trans for 14 days. Nisem vedela, kaj se mi dogaja, tekle so mi solze iz oči, iz nosa, glas se mi popolnoma spremenil. Non sapevo che cosa stesse succedendo. Mi correva dal naso, avevo le lacrime agli occhi e la mia voce era completamente cambiata. I didn't know what was happening. I had tears in my eyes, my nose was running and my voice had changed completely. Šele kasneje sem dojela, da se je začelo dogajati neka povezava s kozmičnimi entitetami ali kot pravim s mojstri učitelji univerzuma. Appena dopo ho compreso che era cominciato ad instaurarsi un collegamento con i maestri, insegnanti dell'universo. Only later on I realized that there had been a connection had started with the masters, teachers of the universe and entities. Prvi kontakt si je zgodil z mojstri sprejat. Il primo contatto si è verificato con i maestri delle Plejadi. So vibracije nesnovnih biti.
Queste sono le vibrazioni delle entità immateriali. The first contact was installed with the masters, teachers of the Pleiades. These are immaterial entities. Potem se je odprlo 20 skupin vsake nekaj mesecev kontakt z naslednjimi netelesnimi biti univerzuma. Poi si sono aperti collegamenti con 20 gruppi con altre entità dell'universo. And then another 20 connection with another 20 groups opened with other entities of the universe. Tako je nastal kontakt tudi z galaktičnim središčem, antisrediščem, z Orionom, z Arcturiusom, Severnico, z mnogimi zvezdnimi vibracijami. Così si è instaurato un collegamento con il centro dell'universo, con l'anticentro dell'universo, con l'Arturo, con Orion. Con l'Orion, con Sirius, con la Stella del Nord. Krypton, Creon. In this way, a connection was created with the center of the universe, with the anti-center of the universe, with Arcturius, Orion, Krypton, Sirius, North Star. Zopet smo pri tradiciji naših prednikov, ki so to vez negovali in spoštovali. E così ci troviamo di nuovo di fronte ai nostri antenati che conoscevano e rispettavano questo collegamento. And in this way we are again in the presence of our ancestors who knew and who respected this connection with the universe. Življenje brez hrane ni nekaj novega, nekaj silno starega. Pomeni prebujanje naših spečnih sposobnosti in tudi naša pravica. La vita senza mangiare, la vita senza cibo solido è una vita abituale. La conoscevano già i nostri antenati. Questo è il nostro diritto e la nostra capacità. The life without food, which was known to our ancestors, is our right, our capacity and capability. Something very old. In se zgodi, ko se mora zgoditi. And it just happens when it has to happen. E si verifica quando si deve verificare. In se daje čas, da se to obuja in obudi, ker s tem spreminjamo svet. E adesso è il tempo di risvegliare tutte queste tradizioni perché in questo modo noi cambiamo il mondo. And now it is time to awaken all these possibilities because now it is the right time and in this way we are changing the world. Kot muzikologinja in etnologinja sem proučevala različne tradicije našega sveta in ugotovila, da obstajajo zgodbe v vseh tradicijah o življenju brez hrane. Come laureata in musicologia e in etnologia ho studiato varie tradizioni e ho scoperto che esistono queste possibilità in varie tradizioni. I graduated in musicology and ethnology and as a researcher I explored these possibilities in other traditions and I found out that the possibility to live without food was present in various traditions. Yeah. Potem, ko sem skrbela za hrano, sem vsako leto morala obiskati eno tradicijo. Dopo aver cominciato a vivere senza cibo, ho praticamente dovuto far visita a una cultura diversa. After I started living without food, I practically had to go and see other various traditions. Po Himalaji sem se znašla med severnoameriškimi indijanci in nato na Baliju in med potomci Majev. Dopo l'Himalaya mi sono trovata nell'America del Sud, tra i Maya,
Life is here. Yeah, tra l'America del Nord, poi Bali e poi anche Brasilia, Filippini, Aborigini. Brasile, Filippine e gli Aborigeni. After I turned from the Himalayas, I went to see other cultures, to North America, South America, Aborigines, the island of Bali, Philippines. Siberia, Egypt, Greece. Okay, Siberia, Egypt, Greece, quindi la Siberia, l'Egitto e la Grecia. Gli altri. In moram reči, da sem bila presenečena, da nekje te procese še zmeraj tudi negujejo, še zlasti ponekod v Indoneziji. Sono rimasta molto sorpresa nel vedere che questi processi si svolgono ancora, soprattutto in Indonesia. I was very surprised to see that these processes still take place above all in Indonesia. Ko sem zvedela, da v Južni Ameriki, v Kolumbiji, Kogi prakticirajo brez hrane, brez tekočine, tudi v temi, sem poslala v vesolje prošnjo, da tudi to sama izkusim. Quando ho saputo che nell'America del Sud, quindi il popolo Kogi, pratica ancora la vita senza cibo, senza liquidi e in un buio completo, anch'io ho mandato al cosmo il desiderio di poter sperimentare questo modo di vivere. When I found out that the people of Kogi still practice this way of living, that is living without food, without liquids and in the darkness, I sent to the universe the desire to be able to live in this way. In se je spontano tudi zgodilo in hitro maja 2005. And actually this in verità questo si è verificato spontaneamente nel mese di maggio 2005. And actually this happened in the month of May in 2005. Oči so se mi začele vrteti nazaj, nisem mogla več gledati. I miei occhi hanno cominciato a girarsi indietro e quindi non ho potuto più guardare. My eyes started to turn round and I couldn't see anymore. Šla sem v svojo sobo, kjer se je potem odvil 10-dnevni proces tudi v temi, brez hrane, brez tekočine in v temi. Poi sono andata nella mia stanza dove si è verificato questo processo senza cibo, senza liquido e in un buio completo per 10 giorni. Then I went into my room and this process, which took me 10 days to complete, took place. I stayed without food, without liquids and in complete darkness. To je bil čudovit proces, v katerem se v bistvu dotakneš počela. È stato un processo meraviglioso in cui tu tocchi la causa prima. Dotakneš se izvorne intelligenze, ki nas dela žive. Tocchi l'intelligenza primordiale che ci fa vivere. In this way you touch the primordial intelligence which makes us stay alive. V tem ne veš, kje je zgore, ne veš, kje je spode, kaj je levo, kaj je desno. Si nekje na začetku življenja. In questo stato non sai dove sopra, dove sotto, dove sei. In questo modo sei proprio agli inizi della vita. In this way you just don't know where you are, where is above, where is below. And you are practically at the beginning of life. Čas izgine. Il tempo svanisce, the time disappears. Sì, o brezčasju. Sei nello stato senza tempo. You are in timeless state. In rano letos, po šestič, ko vodim ljudi na življenje brez hrane in brez tekočine ob morju, se bo zgodilo to tudi v temi. Quest'anno guiderò le persone a seguire il processo di digiuno secco che avviene vicino al mare e quest'anno per la prima volta le persone staranno al buio completo. This year
I will lead my participants to the course to participate to the dry fast, which will take place by the sea, and they will also stay in complete darkness. Yeah, se no, altrimenti questi corsi si verificano già, già da anni. These courses have taken place already in the past, took place already in the past. Since 2011, quindi questi corsi vengono praticati, seguiti dall'anno 2011. Ne povem bistvo, bistvo po mojih izkušnjah je bistvo tega, da življenja s kozmično hrano, da lahko zvišamo vibracijo, da ni blokad, da ni ovir v telesu. In questo modo con noi possiamo aumentare le nostre vibrazioni e in questo modo non ci sono più le barriere nel nostro corpo. In this way we can accelerate, not really accelerate, yeah, make our vibrations higher, and there are no more blocks in our body. Zato smo učinkovitejši in pozornejši. Per questo motivo siamo più efficaci e più abbiamo più potenza. In this way we are more effective and we have more power and energy. Na, učinkoviti smo, bolj smo efektivni. Yes. Moram reči, da tisto čudo, ki se je zgodilo mi naprej, ne morem drugače povedati, kako in kaj, moram povedati nekaj o dogajanju svojega življenja, je kozmična kirurgija. Quello di cui devo parlare ancora e che rappresenta un vero miracolo nella mia vita è la cosiddetta chirurgia cosmica. Another thing which is extremely important and it has to be mentioned is the so-called cosmic surgery. Yeah. In to se mi vzpostavlja v letu 2005-2007, potem, ko je življenje brez hrane zame postalo orodje kozmične kirurgije. Questa chirurgia si è instaurata negli anni 2005-2007, quando questa chirurgia è diventata un vero strumento per poter instaurare questo collegamento con il cosmo. So this surgery began to become active in a way between the years 2007, and it became a kind of tool to communicate with the universe. Not only to communicate, also to do surgeries. Non soltanto per comunicare, ma effettivamente per agire, per poter operare. Sto chirurgia lahko pač konstantno rešujem. Con questa chirurgia posso salvare continuamente la vita alla gente che i medici hanno dato per spacciato. In this way I can save lives to people whom the doctors told that they had no possibilities to survive. In to se dogaja tudi na naših suhih postih, tako da suhi post ni samo suhi post, kjer se ne je in ne pije, ampak se dogaja velika preobrazba, širjenje zavesti in pa zdravljenje. E questo succede naturalmente anche durante i nostri digiuni secchi, in cui avviene non soltanto la chirurgia cosmica, ma la gente, i partecipanti possono espandere all'infinito la propria coscienza. This happens also during our so-called dry fasting at the seaside, when people get healed and their consciousness expands in illimited way. Tudi naš ansambl je 99. leta počel igrati v transu. Anche il nostro gruppo musicale ha cominciato a suonare nello stato di trance nell'anno 1999.
our ensemble also started to play in the state of trance in the year 1999. Tako da v bistvu samo kanaliziramo zvoke za trenutek in za ljudi, ki so prisotni. In questo modo noi semplicemente canalizziamo i suoni per la gente che è presente. In this way we channel the sounds for the people who are present at that moment. Tako lahko prihajajo informacije, ki jih potrebujejo ljudi za svoje zdravje, za svoje širjenje zavesti ali pa urejajoči zdravilni zvoki. In questo modo ci vengono date le informazioni per la gente affinché possa guarire o semplicemente affinché possa espandere la propria coscienza. In this way we get information for the people to make them heal or to make them become able to expand their consciousness. Na suhem postu, kjer se nekako dogajajo priprave za morebitno življenje s kozmično hrano v prihodnosti, se dogaja marsikaj zanimivega. Durante i digiuni secchi si preparano, si instaurano le possibilità di poter vivere eventualmente nel futuro senza cibo e nello stesso modo, nello stesso tempo avvengono dei veri e propri miracoli. During the dry fasts, it is possible to... I lost a bit... during dry fast, there can be healings and there are, of course, the possibilities to expand our consciousness. Mm-hmm. In naj povem, moja izkušnja je, da tudi ko gre nekdo na življenje s kozmično hrano, telo potrebuje 20 let, da to zasidra vase in da človek dobi vse darove, ki so mu s tem namenjeni. Se uno comincia a vivere permanentemente senza cibo, ci vogliono 20 anni affinché questo modo di vivere venga ancorato nella vita. If somebody starts to live in this way, he or she will need 20 years to anchor, so to say, this way of living into his life or life. All gifts. And to get all the gifts. E affinché gli vengano dati tutti i doni. Tako je bilo tudi v preteklosti, v starih spiritualnih šolah, 20 let je trajalo. Questo era anche il caso nell'antichità, nelle antiche scuole spirituali che andavano frequentate per 20 anni. And this process also took place in the old mystical schools. This process took place 20 years. Tudi Pitagora je največjih modrecov je šel čez to. Anche Pitagoro, uno dei uomini più saggi, ha sperimentato questo modo di vivere. Pitagora, one of the men of the past, who were one of the most wisdom men of the past, had this way of living. Dobro, to je tako, sam suhi post se dela tudi rentgen, ono in tretje. Govorimo o tem, ne vem, imam dokušno vprašanje, če želite. Durante il digiuno secco si fa anche la radiografia, ci sono delle domande, forse. During the dry fasts, people get also x-rayed, and I would like to know if there are any questions. X-rays are made by hand and by voice. Quindi la radiografia durante il digiuno secco si fa con la mano e con la voce. In v bistvu ne rabi... Ja. v bistvu ne rabimo pastirja, vse se dogaja spontano, dobivamo infuzijo v križ in to se prelije v notranje čiščenje in tekočino. Siamo somministrati all'infusione cosmica, in questo modo il nostro corpo si purifica. We get the cosmic infusion and in this way our body gets cleaned. In
če nekdo ne zmore, recimo, če prije direktno iz mesa, pa si želi, ali pa je zaslupljen s kavo ali s cigareti, potem je za njega poseben tretma. Se uno viene a partecipare al digiuno secco e viene direttamente dopo aver mangiato la carne, dopo aver consumato caffè, sigarette e così via, riceve un trattamento speciale. If there are people who come to participate to dry fasting and before they eat meat, they smoked cigarettes, drank coffee, they have special treatment. Perché tu è nuovo teso. Perché in questo modo è naturalmente molto, molto più difficile. In this way it gets really harder. Ci sono delle domande? Are there any questions? Sì, prego. Hello? C'è però recimo telo dobiva informacije da je transko hranjenje slabo. Ne, ne, ne. Kako približaš telo, da v bistvu vzamete brez hrane za dobro, okay, ne, če okay. Prav samo po sebi vede yeah, slabo, yeah, yeah. Kot strada, ne? I think not, ne na ta način. V bistvu, ko sem prej govorila, tisto, kar je najpomembnejše je, da človek širi svojo zavest, čisti svoje telo in tako vzpostavlja pogoje spontano. Ko je že blizu, potem se zgodi. Vse ostalo je nasilo. Ja, sem se vas zgodila. Quindi la cosa più importante è che uno stia espandendo la propria coscienza e questo avviene quando uno è già vicino. Questo avviene spontaneamente. Dogaja se vse spontano in pogoji se spostavljajo, ne? Tudi zato, da se nekaj zgodi spontano. Tutto quanto avviene spontaneamente e si instaurano le condizioni affinché veramente questo possa verificarsi nel futuro. In English, yes, this happens when it has to happen just spontaneously. There are conditions which simply take place when you are near to it. You try to establish these conditions by your way of living. You broaden your consciousness and you clean your body. In nekega dne se to zgodi, potem ko je telo pripravljeno, se to zgodi spontano. Edino spontano je trajno. And when the body is ready, one day this actually happens. Only the spontaneous way is the right way. Nikoli nisem prosila nič, da ne prihaja samo od sebe. Vse se je zgodilo spontano. Zato ni bilo dvoma, da se lahko odvija dalje. In my life everything has happened spontaneously. That for this reason there was no doubt about it. I didn't question it. Anche nella mia vita tutto quanto si è verificato spontaneamente e quindi per questo motivo non ci sono stati dubbi, perché questo veramente doveva succedere. Je pa po letu 2000 so vibracije višje in ljudje imajo vse več teh sposobnosti, a pomembno je prisluhniti. Tečaji pomagajo pripravljati pogoje. Dopo l'anno 2000 le vibrazioni sono più alte, la gente ha la possibilità di sentire queste vibrazioni e i corsi possono preparare le persone affinché possano sentirle. The vibrations got higher after the year 2000.
and now more people are ready to get them. And there are, of course, courses which are organized for the people to catch these vibrations, to help them. Yeah, and to help them, and to help them. Mm-hmm. Želim vam, da se za svojo disciplino, duhovno, ne disciplino, duhovno disciplino širjenja zavesti čim prej približate, čim prej vstopite v čudež nove dobe, o kateri so govorili že stari Maji, da se po letu 2000 začnejo dogajati veliki čudeži. Včasih so bile nekatere strani rezervirane za svetnike, kot se v preteklosti 5000 let, zdaj pa lahko pravzaprav se dotakne velika večina. Tudi že ne. Dolgo, predolgo. Ja, želim, da vsi se približajo čudežem nove dobe. Vi auguro che tutti si avvicinano ai miracoli della nuova era. Che sono pravzaprav naša sposobnost. Che sono in verità la nostra capacità. In da pravzaprav z veliko žlico zajamejo vse to, kar nam čas prinaša. Tudi življenje. E che possano mangiare per un cucchiaio veramente grande tutto quello che ci offre la vita, e cioè il brodo, che il cosiddetto brodo cosmico, il cibo cosmico. Leto c'è un veliko leto, zelo velikih, mislim, zelo močno leto, stresno leto, velikih sprememb. Quest'anno è un anno stressante, un anno di grandi cambiamenti. Pred malo bojo prišli vsem nove stvari. In življenje s kozmično hrano je orodje, ki nas vodi vsem nove. Presto ci verranno date cose completamente nuovo, e il modo di vivere con il cibo cosmico ci porta in una vita completamente nuova. So this year is a special one, and the way of living with cosmic food will bring us something completely new and new possibilities. Presents. Yeah, new possibilities. And new possibilities, yeah. And gifts. And gifts, of course, presents. Good luck. That's it. That's it. Thank you for the invitation. Thank you. Speriamo di vederti. Salve. Ciao. Ciao.